Benvenuti e bentornati a Ci Babylon. ritroviamo a Babylon, sempre su Cusano Italia TV, Piercarlo Fabi. E Francesca Pierri, E siamo finalmente ci proprio noi, riesce. Guarda siamo che proprio bello, noi. che E bello. beh, vabbè, no. Cioè, insomma, mi sembrava opportuno anche fare una presentazione adeguata, dal momento che, come chi ci segue da tempo sa, guardando nello schermo in alto a destra, per chi guarda lo schermo, adesso Oggi Francesca è forza, torna ricominciamo a protagonista a Babylon. parlare di teatro, di Sì. performance, di un dialogo multisettoriale sul Sì. concetto di gioia. Adesso Parliamo non di gioia, è stato un parliamo di anno gioia. pesante, è vero, forza, Parliamo di gioia parliamo che di per noi gioia. diciamo è diventato un concetto un po', non dico sconosciuto, ma quantomeno non ancora Ostico, indagato. insomma. Esatto, esattamente. Allora noi oggi vi presentiamo un evento artistico che è stato creato da un gruppo di giovani professionisti internazionali appartenente proprio al corso Master in Arts Management dello IED, dell'Istituto Europeo Europeo di di Design, Design, in sì. collaborazione con 369 Gradi e il media partner Fatti di Teatro che salutiamo. Saluto anche a Simone Pacini che verrà ospitato sul sito internet di Onjoy, che a breve vi presenteremo, e realizzato negli spazi di Carrozzerie Not, che salutiamo perché conosciamo anche loro, ormai conosciamo Conosciamo tutti. tutti, Beh, conosciamo tutti. Babylon si fa conoscere gli anche artisti questo. coinvolti ne parleremo poi con l'ospite che abbiamo in collegamento. Intanto direi di farci vedere qualcosa, un assaggio di On Joy. A voi. The search for joy is an inevitable need for humankind. Consciously or subconsciously, we are always seeking joy in the world around us. Now, more than ever, with the uncertainties and difficulties that we are experiencing, we need to remind ourselves what are the simple things that can give us joy. We may talk about happiness, pleasure, delight, and all the surrounding feelings, but what exactly is it that brings us joy? On Joy is a multisensorial artistic dialogue that will explore this emotion, generating an expression that is not only meant to be seen, but to be felt. Through an open call, artists were invited to respond to the concept of joy, whether through a performance, an artwork, or a music piece, bringing joy to the audience in a one-night artistic event on January 21st of 2021 at Carrozzeria Not, a former body shop in the heart of Testaccio, now an established Roman space that hosts multidisciplinary cultural activities. Working together with other passionate people brings us joy. We are a group of young professionals from all over the world, adapting to the current circumstances by shifting our perceptions and creative processes, seeking joy in the everyday. Collaboration and unity also bring us joy, so we need your help to make On Joy a reality. Help us support the art scene by donating on GoFundMe and help our project come to life. Follow us through our website and social media platforms and join us on January 21st of 2021 for an evening filled with joy. In a time where despair and frustration are filling the air, let's find joy through art by reconnecting with ourselves and the world that surrounds us. Let's find joy together. E questo era un joy. Allora noi daremo subito il benvenuto alla nostra ospite che è in collegamento con noi, Erika Gatti, responsabile della comunicazione di On Joy. Eccola qui. Ciao Ciao Erika! Erika! In coro In coro addirittura, sì, addirittura, in cioè voglio coro. dire, insomma, capita raramente, ma capita. Come stai? Bentrovata! Bene, bene, sono giorni intensi, gli ultimi giorni prima dell'evento, quindi bene. Bene, bene, va bene, è bello che tutti li trascorra con noi. Eh no, certo, no, insomma, dobbiamo parlarne anche perché. Come abbiamo visto nel trailer, insomma, il focus è importante in questo periodo. C'è molta insistenza sul fatto che veniamo da un periodo particolarmente difficile, che ancora non è finito, tra l'altro. Trovare un po' di gioia insieme è fondamentale, Esatto, attraverso voi l'arte. l'avete definito un evento artistico multidisciplinare, perché poi lo vedremo, sono molti gli artisti coinvolti, atto a creare un dialogo multisensoriale, perché appunto questa esperienza non deve essere solo vista, ma anche sentita. In che senso, Erika? Quello che a noi premeva fare era creare un evento diciamo, che potesse dare qualche minuto, qualche ora di gioia alle persone che
diciamo, ve ne prendevano parte. E diciamo che già dal concetto stesso abbiamo ragionato sul fatto che in un periodo in cui chiaramente siamo bombardati da notizie negative, da anche frustrazione se vogliamo, volevamo proprio cercare di creare un momento e un evento che fosse diverso e che ci aiutasse a ricordarci che non c'è solo purtroppo la situazione che stiamo vivendo, ma anche ci sono tante cose che possono darci gioia, e quindi volevamo cercare di creare un'esperienza che, appunto, come giustamente avete ricordato, deve essere non solo vista ma anche sentita, quindi che possa dare delle sensazioni positive, piacevoli alle persone che la guardano e che, insomma, che prendono parte a questo evento. E quindi abbiamo cercato anche di aprire il bando a quanti più artisti possibili, quindi veramente mettendo poche limitazioni, proprio per cercare di fare in modo che ci fossero diversi format di performance, che le performance fossero diverse e che quindi attraverso diversi modi le persone potessero ricavare un po' di gioia, anche perché la gioia è qualcosa che è molto soggettivo, quindi volevamo un po' spaziare, ecco. Quindi per capire meglio, questa idea è in cantiere, proprio è nata da quello che stiamo vivendo, da questo momento storico, si è sviluppata adesso. Sì. Su questi contorni. Sì, noi in realtà ci stiamo lavorando da settembre, mm-hmm. Però appunto è nata dentro alla pandemia e vedrà la luce dentro la pandemia sempre, perché comunque... Vabbè, un anno piuttosto particolare, però speriamo sia un anno diverso da quello trascorso per tantissimi versi, ecco. Erika, il concetto di gioia, raccordare tutta questa vostra operazione, poi insomma ci occuperemo anche di che cosa sarà poi effettivamente il progetto On Joy, intorno al concetto di gioia, anche questo nasce dalle esigenze scaturite, anche emotive, scaturite dalla pandemia, o... Anche inizialmente, insomma, ruotava sempre intorno a questo sentimento. Sì, più che altro perché proprio avete pensato al concetto di gioia. Voi a settembre credevate che fosse qualcosa che, come abbiamo detto prima, scherzando ovviamente, io e Piercarlo, fosse qualcosa di cui ci siamo dimenticati, che non siamo più abituati a vivere? Sì, è nata, cioè il concetto è nato proprio perché noi lo sentivamo in primis come un bisogno. Nel senso che noi, partendo già dal master che stiamo frequentando, noi abbiamo cominciato e dopo una settimana ovviamente siamo rimasti a casa come tutti a seguire le lezioni online eccetera, quindi già proprio quando diciamo il nostro bisogno è stato quello di capire un po' sia cosa avevamo provato noi e cosa stiamo provando noi, sia le persone che ci sono intorno. E quindi in una situazione dove noi per primi avevamo provato tanta frustrazione all'inizio, tanta anche rabbia se vogliamo, perché avevamo intrapreso un percorso ed eravamo stati bloccati con tutte ovviamente le notizie negative che ne sono conseguite, e abbiamo proprio pensato che anche per le altre persone potesse essere veramente un modo e un momento per ricordarci che non c'è solo questo, e quindi almeno per staccare un attimo, allontanarsi da tutta questa situazione e appunto riscoprire anche un po' quelle che sono le diverse cose che possono darci gioia e anche le diverse sensazioni collegate alla gioia. Quindi è stato proprio un bisogno che noi abbiamo sentito per primi e che quindi abbiamo pensato potesse riflettersi anche sulle altre persone. Certo. Erika, il progetto On Joy nasce per essere tante cose, per essere uno scambio di idee, insomma, in questo periodo in cui ce n'è bisogno, si devono cercare strade alternative, strade nuove, per essere anche un tentativo di riproporre lo spettacolo dal vivo dopo l'inattività che, insomma, stiamo sperimentando decisamente da mesi ormai, e anche per tentare nuovi format, un percorso di innovazione che il teatro, stiamo vedendo qui a Babylon, l'abbiamo raccontato spesso, sta cercando di seguire. In che modo tutto questo si svilupperà e soprattutto in quali condizioni voi siete riusciti a svilupparlo, avete provato, insomma, a svilupparlo? Anche perché le condizioni delle sale le conosciamo le adesso, conosciamo, quindi... certo.
Sì, è stato un po' particolare perché inizialmente sembrava che il progetto potesse prendere vita dal vivo. E poi dopo, man mano che passavano i mesi, abbiamo visto che questa opzione non era più possibile e quindi diciamo che sarà un po' particolare perché abbiamo cercato di ricreare, beh, e poi lo vedrete, una piantina di quello che doveva essere il nostro spazio fisico, ovvero Carrozzerie Not, Sì. e però trasposta nel mondo virtuale. Quindi diciamo che le persone potranno andare sul nostro sito, entrare virtualmente all'interno di Carrozzerie Not e vedere in ciascuna delle stanze una delle diverse performance che, insomma, che sono presenti all'evento. Quindi una vera e propria piattaforma virtuale, no? Nella quale si potrà accedere solo il giorno, un giorno specifico, e non sarà attiva, poi non rimarrà attiva. Quindi in un certo senso rimane più o meno quello che succede a teatro, no? Quando si entra e quando si va a vedere uno spettacolo. Un'esperienza Quindi, unica in qualche esatto. modo. Esatto. No, non somiglia per nulla allo streaming, cioè facciamo una Sì, differenza. Poi magari ci esatto. inoltriamo anche su questo tipo di argomento, però è importante capire che appunto questa è un unicum, no? Quindi si entra il giorno dedicato e poi si accede alle varie stanze degli spettacoli in una piattaforma che è appunto sul sito. Il sito è www.onjoy2021.com, giusto? Sì, esatto, e volevo solo aggiungere che sarà un po' Certo. particolare perché alcune delle performance sono performance video, mentre altre saranno performance live a Carrozzerie Not, che però ovviamente non potendo avere pubblico dal vivo, verranno poi portate nel mondo virtuale, quindi alcuni degli artisti si esibiranno dal vivo senza spettatori, ma con spettatori virtuali, quindi anche questa è una cosa, insomma, che ci siamo dovuti adattare a Sì. quelle che sono le nuove esigenze. Andiamo allora a vedere proprio il Esatto. programma. Sono cinque gli artisti coinvolti, l'abbiamo detto prima. Sono Daniele Sciacca con Canta Tu. Adesso vedremo proprio che tipo di performance avranno portato e che tipo di linguaggi avete scelto per questa piattaforma. Electro Organic Orchestra con Colors, Luxin Distant Stars, Roberta Staffieri, ENA Telling Stories, True Songs, Riccardo Festa, The Joyful Human Being, Onjoyment. Ecco, questi sono gli artisti e le opere che verranno portate. Che tipo di performance sono quindi e soprattutto qual è stato poi il criterio di selezione, no? Perché immagino ci sia stato un bando e poi una call con tanti interventi. Quindi come vi siete mossi I proprio principi per... per la selezione, Sì. insomma, quali sono stati i parametri? Sì, allora parto dalla fine, quindi dalla selezione. E Sì. abbiamo lanciato un bando aperto a metà ottobre e non abbiamo voluto dare delle specifiche, nel senso veramente abbiamo dato pochissime limitazioni e abbiamo accettato e abbiamo ricevuto anche diverse proposte, diverse tipologie di performance, dalla danza al teatro, alla musica, eccetera. E volevamo proprio vedere come gli artisti potevano rispondere al nostro tema e quindi al concetto della gioia. Poi successivamente, una volta chiuso il bando, il team curatoriale ha analizzato le varie proposte, ha cercato un filo rosso, diciamo, che potesse racchiuderne alcune e quindi ha selezionato quelle che secondo loro potevano essere le performance che meglio rappresentavano quello che noi volevamo comunicare al pubblico. Quindi alla fine abbiamo scelto appunto, come dicevate voi, Daniele Sciacca, che è un artista originario di Chieti, che fa parte dal 2018 di Spazio In Situ, che è uno spazio romano, in zona di Tor Bella Monaca. E lui porterà appunto Canta Tu, che è una, performance di karaoke, quindi una È un performance di karaoke, sì. karaoke. E dove appunto i partecipanti potranno accedere su prenotazione alla performance e quindi esibirsi in un karaoke. Quindi diciamo che nel suo caso lui voleva proprio indagare la gioia della felicità più spontanea e anche quella, diciamo, priva di inibizioni, no? Perché quando uno fa il karaoke di solito Sì, qui tra l'altro avete due prenotazioni già che sono Esatto. arrivate, ci sono arrivate in Sì. redazione, sono di Piani Francesca e Pier Carlo Fabi. Sì. E quindi questa è stata una di quelle selezionate perché appunto diciamo, è forse quella un po' più spontanea, diciamo che indaga la
la gioia più semplice ma anche più immediata. Poi abbiamo e sono stati scelti l'Electro Organic Orchestra con Sì, Colors, loro sì. sono un collettivo romano che diciamo crea delle opere che uniscono tecnologia, suoni e una parte visiva e creano questa sorta di paesaggi molto suggestivi e anche tecnologici, quindi uniscono diverse cose e ci sembrava appunto interessante portare questa atmosfera completamente nuova all'interno di Onjoy. E sarà quindi un concerto di 45 minuti il loro. E poi abbiamo Lushin con Distant Stars. Lushin è un videomaker cinese che però vive e lavora a Firenze. E, nel suo caso, diciamo, il suo lavoro è un pochino più poetico, è una sorta un po' di viaggio che vuole ricordare e anche invocare, suscitare un sentimento di speranza come quello che potrebbe essere. Diciamo la luce calda di una candela all'interno di una caverna oscura, quindi è un viaggio poetico un po' particolare. Poi abbiamo Roberta Staffieri, che è una cantante originaria di Matera, che però vive e lavora a Roma da diversi anni. E lei è una cantante professionista e con il suo INA Telling Stories Through Songs cercherà di accontentare le richieste del pubblico cantando le canzoni che le verranno richieste sul momento, ma unendole anche a un suo personale modo di raccontare, e questo per diciamo richiamare un po' quelle che sono le antiche tradizioni orali del passato che si basano sull'atto del raccontare, quindi della trasmissione attraverso l'oralità che ci sembra. Sembrava comunque molto, diciamo che potesse unire anche le persone. E poi abbiamo Riccardo Festa, che è l'artista a cui è stata commissionata l'opera che ha lavorato e sta lavorando in sinergia col team curatoriale. E lui porterà due performance che sono The Joyful Human Being e Enjoyment. Sono performance collegate. La prima è un video che è una condizione necessaria per poi accedere alla seconda performance che è Enjoyment, dove invece lui avrà un'interazione a tu per tu con lo spettatore. E nel suo caso, diciamo, ciò che lo differenzia dagli altri è che mentre gli altri artisti sono più immediati, quindi lavorano sul concetto di gioia, partendo da elementi che possono dare gioia alle persone, Riccardo Festa invece vuole fare un passo indietro e indagare un po' più l'aspetto filosofico, quindi che cosa c'è dietro alle cose, agli elementi, alle sensazioni che ci portano gioia. La cosa interessante, Erika, sicuramente la dimensione interattiva, stavamo cercando di capire, ed è proprio questo, perché ognuno più o meno delle performance in atto coinvolgerà taluni spettatori e questo è abbastanza importante, immagino, più che altro è nuovo all'interno di questo sistema nuovo altrettanto teatrale, no? Che sia la piattaforma streaming sia proprio prevedere l'intervento delle persone. Era un po' la logica che si era sviluppata nel teatro fino a quando non ci fosse la pandemia, ovviamente, quindi quella di coinvolgere le persone, no? Questo è un esperimento che voi avete fatto, ma attuabile in streaming, ha lo stesso valore, è un nuovo linguaggio? Sicuramente è differente, però noi ci tenevamo molto a questo aspetto perché quando diciamo, avevamo cominciato a organizzare l'evento per essere live, già avevamo deciso che volevamo fosse interattivo. Quindi Certo. quando poi è stato trasportato nel mondo virtuale abbiamo deciso che non volevamo rinunciare a questa parte, quindi all'essere interattivo. Sicuramente è differente perché c'è una comunicazione totalmente differente, però siamo fiduciosi e crediamo molto che possa comunque avvenire uno scambio, che sia uno scambio sicuramente nuovo, ma non meno importante, anche perché appunto adesso siamo tutti abituati a doverci confrontare con la tecnologia, quindi dobbiamo cercare anche di creare dei nuovi legami per adattarci a questa situazione. Quindi sicuramente è diverso, ma non meno importante, e siamo sicuri anche che chi parteciperà all'evento si divertirà. Ok,
Senti, Erika, inevitabilmente questa domanda ne porta un'altra, è una riflessione che facciamo in conclusione di questa chiacchierata con te su OnJoy ed è una domanda che qui a Babylon ci stiamo ponendo, la stiamo ponendo agli artisti, agli operatori culturali che si muovono nel teatro, ma in generale, insomma, nel mondo dello spettacolo qui da noi in Italia, ed è una conseguenza della pandemia. Limitatamente al teatro, dal tuo punto di vista, dal punto di vista anche del lavoro che avete fatto con OnJoy, è necessario, trarre quantomeno come insegnamento, se possibile, da questa esperienza, l'idea di una rinnovata cultura di questo tipo di arti, delle arti performative, del teatro in particolar modo? Sì, e soprattutto se ne ha magari la possibilità in questo momento Esatto. di fermo, di pensare, si sta pensando a questo. Sicuramente è qualcosa che, cioè sicuramente il rinnovamento è qualcosa che ha toccato un po' tutti. Per quanto riguarda il teatro in generale, le arti performative, lavorare in questa situazione è certamente più difficile, poi soprattutto magari ambienti un po' più conservatori diranno che non è la stessa cosa, perché effettivamente non è la stessa cosa un'esperienza teatrale vista dal vivo, un'esperienza teatrale consumata online. Quindi sicuramente è totalmente un altro mondo, però quello che noi abbiamo imparato in primis come organizzatori di eventi artistici, culturali e che quindi penso sia una cosa applicabile anche nel caso del teatro, è che sebbene qualcosa all'inizio possa sembrare veramente strana e anche difficile da maneggiare, come può essere il lavorare online o creare appunto delle performance fruibili solamente online, poi col tempo diventa un punto di forza, nel senso che ci dà la possibilità di lavorare, di anche esibirci o esibirsi nel caso degli artisti in diversi modi, in diversi contesti, senza troppe limitazioni. E Certo. quindi credo che in effetti possa diventare anche una nuova strada che il teatro può percorrere, così come tanti altri ambiti diversi. E anche qui vorrei sottolineare non meno importante, nel senso che si tratta di un'esperienza diversa, però comunque un'esperienza che può certamente unire e diciamo diversa dal solito, ecco. Certo. Erika, noi ti ringraziamo davvero tanto per essere stata con noi. Grazie e soprattutto buona fortuna per ogni cosa. E buon lavoro con Enjoy, con OnJoy. Grazie, speriamo che se volete seguirci, ricordatevi il 21 gennaio dalle Sì. 18 alle 21:30. Grazie mille. Grazie Erika. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Erika Gatti, responsabile comunicazione del progetto OnJoy di cui abbiamo parlato. Questa è una cosa su cui noi non ci siamo espressi però in prima persona, cioè quest'idea del futuro del teatro, delle arti performative attraverso Vuoi lo che mi streaming. Voglio un tuo esprima? Beh, io ho necessità parere. di una puntata per esprimermi rispetto al futuro del Allora teatro. facciamone due, perché poi Sì, c'è la mia esatto, prima e risposta poi seconda eventualmente, parte. certo. Babylon torna tra 2 minuti, ci vediamo dopo la pubblicità. Ciao.